La stagione della Fiorentina si conclude qui, allo stadio Artemio Franchi. È la partita più sentita, è la partita più importante dell'anno, Fiorentina-Juventus. Ai Viola, dopo aver conquistato 3 punti nelle ultime 4 partite, serve una vittoria per finire il campionato in bellezza. Naturalmente, l'obiettivo per la squadra di Mister Vincenzo Italiano è di replicare la grande vittoria contro la Roma, sempre qui tra le mura amiche. Attualmente settima, la Fiorentina con 3 punti cementerebbe questa posizione in classifica. Una posizione tenuta per gran parte della stagione, dall'altra parte c'è la Juventus già sicura del 4º posto e della qualificazione alla prossima Champions League. Le due squadre si sono già affrontate 3 volte in questa stagione e a spuntarla sono sempre stati i bianconeri. Qui al Franchi è arrivato l'1-0 in Coppa Italia prima del 2-0 all'Allianz Stadium nel ritorno sempre in Coppa, mentre in campionato i bianconeri hanno vinto 1-0 la gara d'andata sempre all'Allianz Stadium. In totale i precedenti sono 164 in Serie A, con 27 vittorie della Fiorentina, al Franchi 34 le vittorie viola, in totale compreso il 3-0 dello scorso campionato allo Juventus Stadium. L'ultima vittoria al Franchi per la Fiorentina risale al 2017 con le firme di Kalenić e Badel. Nella storia ovviamente il 4-2 del 2013 firmato dai gol di Joaquin e soprattutto dalla tripletta storica di Giuseppe Rossi. Ci siamo quindi, appuntamento qui allo stadio Artemio Franchi, sabato sera ore 20:45, Fiorentina-Juventus, si chiude il campionato della Fiorentina e la Fiorentina lo vuole chiudere con una vittoria qui davanti ai propri tifosi al Franchi contro la Juve.